Bentrovati. Nel tutorial che segue vi spiego la lavorazione di questo collo che a me è servito per riprendere la lavorazione con i ferri da maglia. Poca cosa in confronto a chi è molto più brava di me, ma avevo il piacere di condividere con voi. Il collo l'ho lavorato aperto, sono partita dal lato corto. Ho fatto le mie ripetizioni fino ad arrivare alla misura che mi serviva e poi ho chiuso col lago entrando in ogni maglia dal lato del rovescio. Il collo aperto misura 60 centimetri e un'altezza di 24. Le misure sono riferite alla mia circonferenza testa e ho aggiunto appena qualche centimetro per dare un poco di vestibilità. Ho caricato le mie 30 maglie e nel primo ferro andiamo a fare la ripartizione. Il primo punto sarà il punto di vivagno. Quindi lo vado a lavorare a dritto. I successivi 9 punti li andiamo a lavorare a rovescio. Due, tre e nove. I prossimi 10 punti li lavoriamo a dritto. 1, 2, 3 e 10. I successivi 9 al rovescio. 1, 2, 3 e 9. L'ultimo punto di vivagno a dritto. E abbiamo terminato il primo ferro nel quale abbiamo diviso i punti per andare a lavorare la nostra treccia. Secondo ferro, vivagno a dritto. Sei punti al rovescio. 1, 2, 3 4 5 e 6. 3 a dritto, 1, 2 e 3. Al rovescio i 10 punti della treccia. E 10. Il tre a dritto. Sei al rovescio. Cinque,
6, il punto di vivagno a dritto. Il terzo ferro è uguale al primo. Andiamo a lavorare a dritto il punto di vivagno. Nove punti al rovescio. 1, 2, 3 e 9. I 10 punti centrali della treccia a dritto. 1, 2 e 10, 9 al rovescio, 1, 2, 3 e 9, il vivagno a dritto. Il quarto ferro è uguale al secondo. Vivagno a dritto. Sei rovesci. 3 a dritto. 10 rovesci che sono i punti della treccia. 3 dritti. 1, 2 e 3, 6 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, punto di vivagno a dritto. E continuiamo fino al sesto giro ripetendo i due giri di lavorazione. Nel settimo andremo ad intrecciare la treccia, lavoreremo l'ottavo giro che conclude la sequenza e poi ricominceremo. Io mi porto avanti e poi andiamo a fare l'incrocio della treccia. Nel settimo giro, sul dritto del lavoro, andiamo ad incrociare le maglie per la treccia centrale. Il vivagno sempre a dritto. I 9 punti successivi al rovescio. I 6 del punto legaccio che fungono da bordo e i 3 che precedono la treccia centrale. E sono 9. Adesso avremo bisogno di o un ferro ausiliario. Io userò una spilla da balia grande per tenere le maglie in sospeso. Passo i primi 5 punti sul ferro senza lavorarli, 3, 4 e 5. Ripasso sul ferro ausiliario, in questo caso la mia spilla,
1, 2, 3, 4, 5. Chiudo per non perdere i punti. Porto le maglie dietro al lavoro. Il filo è qui e vado a lavorare le successive 5 maglie a dritto. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Porto il filo sul davanti e vado a rimettere le maglie sul ferro. Quattro e cinque. In questo modo. Porto di nuovo dietro il filo e vado a lavorare le 5 maglie che ho rimesso sul ferro, sempre a dritto. Quindi uno, due, 3, 4 e 5. E abbiamo fatto il primo incrocio. Lavoro i punti successivi tutti e 9 al rovescio. L'ultimo punto di che è di vivagno lo vado a lavorare a dritto. Ecco qui. E abbiamo terminato anche il settimo giro. Volto il ferro e vado a lavorare l'ottavo giro, che è l'ultimo giro della sequenza. L'ottavo giro andiamo a lavorare i punti come per i ferri pari. Quindi punto di vivagno a dritto, sei al rovescio, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, i successivi 3 a dritto, 1, 2 e 3, che sono i 3 punti che precedono la treccia. Adesso abbiamo i 10 punti della treccia e quindi li andiamo a lavorare al rovescio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
9 e 10. E siamo ai 3 punti dopo la treccia che vanno lavorati a rasato rovescio. Quindi questi tre li andremo a lavorare a dritto. 1, 2 e 3. I punti successivi, 6 al rovescio per il punto legaccio, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. L'ultimo punto, che è il vivagno, lo lavoriamo a dritto e abbiamo terminato gli 8 ferri per la prima treccia. Siamo sul rovescio del lavoro e questo è il dritto. Vedete? Abbiamo 6 punti che fanno da legaccio, 3 punti prima e dopo la treccia a rasato rovescio, 6 punti a legaccio per l'altro lato, più i 2 punti di vivagno che noi lavoriamo sempre a dritto. La treccia viene lavorata su 8 ferri. Nel settimo abbiamo fatto l'incrocio delle 5 maglie. L'ottavo lo abbiamo lavorato come i giri pari. Terminata la sequenza, ricominciamo dal giro numero 1 e andremo a ripetere tante sequenze per quante trecce o incroci vogliamo ottenere. Io non sono molto brava nella lavorazione con i ferri, sto imparando anch'io, mi piace molto e mi faceva piacere condividere con voi. Spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento, io mi sono divertita. Vi invito ad iscrivervi al canale se non lo avete fatto, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi tutorial. A presto!